È una frase di Tonino Guerra che mi porto sempre con me e ho avuto la fortuna di collaborare con lui e di avere grandi insegnamenti soprattutto sul cogliere gli aspetti positivi anche nei momenti difficili. È stato un grande insegnante in questo senso. E è proprio per questo che mi viene da dire che in un momento così complesso come questo che abbiamo vissuto tutti a causa del Covid, abbiamo però potuto anche imparare delle lezioni straordinarie, come il mondo in questo momento di quiete ci abbia fatto riflettere sul valore di un rispetto maggiore che è stato forzato, non è stato così, come si può dire, consapevole da parte nostra, ma i dati sono incredibili, cioè si è dimezzato il rumore della terra in questi mesi, si è dimezzato anche l'inquinamento dell'aria e quindi quanto potrebbe essere importante il nostro ruolo nel poter garantire questo valore straordinario che è un'aria futura. E anche in questo gli alberi sono i nostri tutori, i nostri amici, perché è solo grazie a loro che noi possiamo respirare. È una riflessione piccola piccola, ma se dovessimo scomparire noi, il genere umano, da questa terra, per gli alberi non sarebbe nessun elemento di disturbo, anzi, finalmente potrebbero festeggiare. Se al contrario dovessero scomparire dalla superficie terrestre gli alberi e il mondo vegetale, avremmo pochissimo di cui sopravvivere.